sa cosa si mangia il lunedì, ma in sala mensa c'è un avviso che recita così: cari ragazzi, siamo costretti a un cambiamento di menù. È un dispiacere, ma di soldi non ne sono rimasti più. Nel mio piatto c'è qualcosa che non va, c'è una carota che si muove e chiede la complicità di gamberetti vietnamiti, di funghetti allucinati, pomodori scoloriti, forse un po' modificati. E intanto impugno il mio coltello, ma proprio sul più bello, mi sta scappando la verdura dalla tavola, mi giro e non la trovo più. Ci avevano promesso un pranzo che è una favola, e la fata è una mozzarella blu. La frutta arriva dal Giappone, c'è una grande novità, un bel melone fluorescente per la radioattività. Poi c'è il contorno di spinaci, quelli pronti in due minuti, cozze, vongole, veraci, dagli effetti sconosciuti. Intanto l'ho detto anche al bidello, che è proprio sul più bello, mi sta scappando la verdura dalla tavola, mi giro e non la trovo. Sconfiggerà la fame del genere umano, nuova frontiera questa del mangiare sano, ma poi conti alla mano, conviene trasformare gli alimenti e condurre esperimenti su di noi.